Marvin! Dove sei? In mezzo Eccomi, al mare. Decisamente più a mio agio con i vestiti. Eri bello anche prima. Mi scalda il cuore sentire le vostre voci. Anche a noi, Alvin! Mi mancate! Manchi! Tu manchi sempre! Allora, spiegaci questa... Alessia, se vuoi siamo prontissimi con la prima prova. Sì, per le donne, giusto? È la prova per le donne, una prova di resistenza. Le donne sono sedute in questo istante su dei letti sospesi a 4 metri sul livello del mare. Wow! Oh mamma! Adesso dovrete sdraiarvi, dovrete agganciare con le mani il bambù che avete sopra la vostra testa. Quando sarete pronte io vi metterò nella posizione iniziale. Dopodiché inizierò ad inclinare i letti sino a che arriveranno alla posizione verticale. Il tutto sarà reso più difficile da dell'acqua che sgorgerà sulle vostre teste. Ovviamente chi più resiste vince e avremo la prima finalista leader. Bene, una prova di forza per le donne, sono contenta perché noi siamo belle toste, quindi ci piace vedere questa prova proprio con loro, con le donne. Vai Alvin! Attenzione, naufraghe, vi sto per mettere in posizione iniziale, tenetevi saldamente al bambù, andiamo! Forza! Bella questa prova! Poi vi darò il via io! Oh, che bella immagine! Attenzione! È una prova di resistenza questa! 3, 2, 1, libere! Wow! C'è una prova pazzesca di resistenza, eh? Sì, non avere dei bicipiti di ferro. Ci vuole una forza pazzesca. Guardate come si inclina. Inizia ad essere molto complesso ora perché l'acqua sta iniziando a scendere sulle loro teste e rende la presa molto più difficile, molto più certo. Difficile. Che scivolano più facilmente. Ti ricordo che l'ultima che rimarrà appesa sarà la prima finalista leader. Che dovrà scontrarsi poi con l'uomo? Esattamente così. Ecco, ecco l'acqua scende copiosamente. Wow, mamma mia! Abbiamo quasi raggiunto la posizione verticale. Abbiamo raggiunto ora la posizione verticale. La prova di forza pazzesca. È tutto nelle loro mani. Fortissima questa prova, Albi. Sono fortissime loro. Simona è purtroppo caduta. No, pensavo che resistesse di più, l'avevo vista bella. Vediamo. Unico modo. Claudia, adesso vediamo Claudia. Ti puoi raggiungere? Alessia. È chiaro che Mercedes fosse avvantaggiata perché è da più. Guarda via Fiorda come resiste. Hai visto Fiorda? Fiordaliso come resiste? Fiordaliso è fortissimo. Tosta Fiordaliso. Fiordaliso in questo istante Alessia, quindi sono rimasti Claudia, Alessia e Mercedes. Mercedes ce la può fare. Credo la presa fosse impossibile. No, vedo che sono molto provate, non è per niente facile. Sono provate, Claudia è molto concentrata, è caduta Alessia Reato in questo istante. Claudia e Mercedes sono molto concentrate. Se la battono quindi Claudia e Mercedes. Segni di cedimento. Forza, fate un Claudia po' di tifo da qua, incidiamo questo dopo. Eccola lì, Mercedes! Brava! L'ho detto! L'ho detto, perché l'ho detto! Leader. Mercedes! È la prima finalista! Brava! Pesa quello vinto! È la prima a lottare per l'immunità! Mercedes. È la prima finalista leader a lottare per l'immunità. Sono state molto molto forti. Complimenti Mercedes, ti fanno i complimenti da Milano. Allora Alvin...